Sì, amici, la programmatura mia, buon Natale e oggi è rasatura, diciamo, straordinaria, nel senso non ordinaria, natalizia, per provare alcuni regali. E non pensavo di farla, però tanti mi hanno regalato gli oggetti per la rasatura, allora ho fatto una piccola selezione di queste cose che, insomma, utilizzo oggi per fare una rasatura che in realtà non ce n'è bisogno perché l'ho fatta ieri, come vedete la barba non è lunga, però. Insomma, divertiamoci un po' a Natale. Allora, innanzitutto ringrazio, vabbè, tutti quelli che mi hanno fatto dei regali di rasatura, che ad esempio cose che non si usano anche magari per la rasatura, come ad esempio questo bellissimo orologio che appendo nel bagno, spero che si veda, Barber Shop che mi ha regalato Chiara, che ringrazio, e adesso poi lo appenderò questa mattina, guardate che carino. E mi mancava un orologio nel bagno, d'altronde. Scandire le ore anche in bagno è fondamentale. Allora, rasatura quindi rapida, facciamo un passaggio o due con questi prodotti. Allora, innanzitutto partiamo dal sapone, che secondo me è una cosa molto particolare, che adesso mi trovo addirittura ecco qua. Allora, questo qua ringrazio mia moglie che me l'ha regalato, insieme a un altro prodotto simile, ma alla mandorla, questo sandalo di Lorenzi Coltelleria Lorenzi di Milano, via Magenta, che ha prodotto, ed è una novità assoluta, questo sapone brandizzato, crema da barba, vedete, 150 ml al sandalo, proprio fatto e distribuito da Lorenzi. Un sandalo molto natalizio, quindi Natale con il sandalo, d'altronde considerato invernale, eccolo qua, Lorenzi, Milano, 1919, Corso Magenta 1. Mia zia Marina invece mi ha regalato, devo dire, su indicazione, perché il Rasoline, che è una sorta di chavette, a impugnatura lineare, che proveremo la prima volta, quindi se mi massacro il viso sappiate che è la prima volta che lo uso, quindi sono giustificato e lo dico prima, ti metto le mani avanti. Con cosa lo utilizzeremo? Lo utilizzeremo con le lamette che mi ha regalato Luca Esposito, insieme tra l'altro a due saponi eccezionali, quali il Proraso di legni e spezie e un bay room particolare che vedremo nelle prossime rasature. Treat carbon. E quindi andiamo subito a armare questo rasoio, questo chavette, diciamo, che a me piace, insomma, esteticamente. Adesso vediamo come si comporterà sul viso. Premetto che io non sono un utilizzatore di chavette, quindi mi massacrerò. Spero di no, cioè, non voglio fare adesso quello che. Però insomma il rischio è alto, no? Treat Carbon Steel Blade, Pakistan. E beh, sono nere, eh. Altro che bianco Natale, qui è nero Natale, Treat Carbon. Eccole qua. Allora, qui per armare, credo che si armi proprio così, inserendo bene la lama nelle due guide. E poi andando a. Ecco, già sbagliato. Mannaggia, ecco qua. Così dovrebbe essere a posto. Adesso poi andiamo a avvitare. A fare attenzione qui, a non tagliarsi perché chiaramente. Andiamo ad avvitare. Ecco. Però vedo che la lama forse va stretta meglio così. Cane, ovviamente, gli fa gli auguri. Ecco qua, Rasoline o Rasoline, made in Italy, armato con questa, vedete il contrasto fra il nero e il colore argento metallizzato di questo chavette di sicurezza però, vedete che ha un pettine, è praticamente uno sfumatore di sicurezza ma chavette, quindi va utilizzato, io immagino, con una certa tipo di, immagino che non l'ho mai usato. Allora, andiamo subito con il nostro DS Cosmetic 26 ciuffo il mio preferito, il ciuffo ultra soft. Andiamo a bagnarlo.
facciamo una cosa veloce, perché poi viene a fare il pranzo. Ieri la cena l'abbiamo superata, diciamo, in scioltezza, facendo un po' di tapirulan per prima, e poi i danni sono irreparabili. E oggi c'è il pranzone, e lì servirà altro che la pietra di andare a scalare la sacca di San Michele, qua siamo fuori nero. Bagniamo un attimo il pennello, ma soprattutto il viso, che è liscio, praticamente, cioè c'è pochissimo, però volevo un po' così fare un video di ringraziamenti, insomma, che tanti prodotti per la rasatura mi sono arrivati, che devo dire che non stanno più in casa, quindi non... però li proveremo almeno, no? Poi anch'io mi sono fatto dei regali, cioè per dire, questo ve l'ho fatto vedere, ma ve lo farò vedere un'altra volta. Qui stiamo parlando del Rocknell Elite, cioè questo è un regalo che mi sono fatto da solo. E poi ne arriverà uno nei prossimi giorni, anche molto carino, un rasoio particolare americano. Ma parliamo di oggi. Allora, eccoci qua. Pennello lo andiamo a scolare. E andiamo, Lorenzi, sandalo. Andiamo a prelevare direttamente dalla confezione una quantità di sapone sufficiente per impregnare il nostro ciuffo sintetico, senza bisogno di premere tanto. Ecco qua, io metterei un goccino d'ago, una goccia. Ecco qua, solo per dare un po' di... addirittura l'ho scolata. Una goccia, ecco, per dare un minimo di gioco al pennello. Ecco, prelevandolo dalla confezione, in generale vale non solo per questo Lorenzi, ma vale per tutte i saponi, le paste di sapone, la pasta di sapone, ma anche per i saponi, ovviamente, chiaramente per i saponi rigidi, saponi duri, si evitano sprechi, perché poi se noi andiamo a prelevarlo invece con la ditata, rischiamo che rimanga sul fondo. Poi è evidente che, ragazzi, abbiamo tanti di quella roba che, almeno io, anche se la via un po' di sapone in più, non è un problema enorme. Però è meglio sempre non sprecare nulla. Allora andiamo a vedere in ciotola come monta. E monta, devo dire, subito. Questo è il primo montaggio, ovviamente ce l'aggiungo un po' l'acqua calda. Se volete vi dico meno di Natale, alla piemontese, rigorosamente alla piemontese. Fatto tutto io, tranne quello che ho comprato. In particolare, antipasti, volovan, gli affettati, prosciutto, salame, mortadella, variante bolognese, i tomini al verde, i tomini elettrici, poi gli agnolotti, a sugo d'arrosto, e poi l'insalata di sedano rapa e pollo con la maionese, poi cotechina, fonduta, insomma. Arrivare a stasera sarà poi nebbiolo, ovviamente. Guardate che bel montaggio, questo Lorenzi, non è male. Ecco un accorgimento che ho trovato per tenere la ciotola così quando se abbiamo un vestito, no? Perché chiaramente in modo che il sapone se cade, cade nella ciotola. Molto protettivo, guardate che montaggio. Ciuffo eccezionale, questo di Estée Cosmetic, super soft.
Ma ormai con i sintetici ve l'ho detto più di una volta. Ecco qua. Bel montaggione. E adesso che Dio ce la mandi buona, visto che è Natale. Io spero di non sbagliare nulla. Canta, eh. Usa canta. Allora, la prima cosa che ho notato è che, come fanno i grandi maestri del mano libera, quando si usa una chiavetta o mano libera è meglio usare due mani. Cioè, ad esempio qua, se io uso questa, forse è meglio usare questa addirittura. Usare questa mano qua. Però non ancora la base allenamento. Sì, direi che può andare. Ma beh, se è la prima volta che lo uso, insomma, mi sembra una rottura confortevole. Ringrazio ancora mia zia Marina che si è cimentata nell'acquisto online, perché era la prima volta probabilmente in vita sua che allora mi ha detto ce l'ho fatta. Allora qui per capire bene il senso, purtroppo sono un principiante, io del. Vado piano proprio perché voglio andare lontano. Ecco qui la prima impressione. Il segreto sia trovare l'angolo. E sentiamo sbatti. Ecco qua. Il pelo direi che è andato. Vi direi ha tolto tutto, ma in realtà c'era già molto poco, quindi facciamo adesso un obliquo mista contro pelo, giusto per. Però rispetto agli chiavette crudi, cioè quelli a lama proprio, tanto il nostro
Sapone Lorenzi monta per la seconda volta, lo facciamo un po' più acquosa. Storica coltelleria, storico negozio di prodotti per la rasatura anche. Lorenzi, io acquistai un Pils da Lorenzi, se non erro. Me lo regalarono da Lorenzi comunque. E su quei negozi anche a Torino ce ne sono due o tre che storici. Il piercing, qualcuno mi ha chiesto di utilizzare in una rasatura prossimamente. Allora, andiamo in pelo obliquo. Speruma. Ma comunque è dolce, cioè adesso io sbaglierò tutto perché non sono, ripeto, sono un principiante assoluto, assoluto no, ma quasi, però devo dire che quindi andiamo incontro al pelo. Rispetto a altri sciavetti che ho provato più. Questo qua è tipo quello del barbiere. Se mi viene in mente il nome. Comunque la sua profonda perché non c'è più niente ma canta ancora. Devo sciacquare. Vado piano perché, ripeto, sottolineo, non sono un esperto. Quindi anche i curisti dello sciavetto mi perdonino se vedranno degli strafalcioni tecnici. Oddio, come la gestisco? Ma sì, così, dai, cioè così. No, perché poi uno ha paura di sbagliare, no? Direi che abbiamo fatto tutto. Non c'era più niente, poi.
taglio, una piccola rifinitura magari, no? L'acquadina, piccola rifinitura magari sotto, ma proprio per fare ancora un contropelo netto. Adesso scorre, eh? Usa scorre. Ok. Via. A posto. Allora, acqua fredda. Allora, io non vedo red point. Però magari non li vedo io. Non vedo neanche irritazioni. Va bene. Tecnicamente sarò solo un pessimo rasatore con questo sciavetto, però bel oggetto italiano. Qui togliere la lametta, ecco, ce l'ho fatta. Stare attenti. Veloce italiano con questa lametta invece pakistana, treat carbon, che si è dimostrata dolce e mi ha perdonato probabilmente da molti errori. Probabilmente sì. E eccola qua. Probabilmente mi ha perdonato una serie di errori che io avrò commesso, non lo so, me lo diranno i puristi dello sciavetto. Andrà a finire nel cimitero delle lamette, anche lei. Che inizia a essere, ecco, inizia a essere piena. Dopo un anno e mezzo, però ce ne sarà ancora molta gente. Bene, sandalo su sandalo, non potrebbe mai mancare il Marlboro di Arlington, non di Arlington, di Dr. Harris, che fa anche Arlington, ma fa anche Marlboro, che è molto buono. Mi scuserete, dopo una bagordi di ieri sera, poi mi preparo, che sono un po' molto buono. Sentori di sandalo, quindi. Sandalo su sandalo. E andiamo. Allora, ricapitolando, ancora auguri. Partiamo dal fondo. Questa è una garanzia, Dr. Harris è una marca eccezionale, inglese. Io ne ho varie qualità, anzi, in realtà poi ne ho poi due. Mi sono trovato molto bene, sia come saponi che come aftershave. In questo caso non devo fare la stessa che è inglese. Sapone, bella sorpresa, Lorenzi, regalo di mia moglie, appunto, che novità, così gli è stato detto, di questo sapone Lorenzi, che è stato prodotto, che io sappia, in questo momento al sandalo e alla mandorla. Poi magari ne ha fatti altri, però io quello che posso dirvi che conosco, ho questi due qua. È molto protettivo, molto ben strutturato, mi è piaciuto. Il rasoio. Beh, qui stiamo parlando di uno sciavette particolare, uno sciavette che comunque va imparato, come dire, la tecnica va imparata. Ma nonostante il fatto che io sia appunto un principiante assoluto per quanto riguarda lo sciavette, che ho usato pochissimo nella mia vita, anche se qualche volta l'ho utilizzato, ecco, come guardate poi qua, ho fatto una stupidaggine. Mi ha dato comunque al primo utilizzo già un buon risultato, e poi comunque ha limitato, come avete visto, i danni a questo piccolo red point. Ho finito lì. Rasolin, Made in Italy. Non sto soffermarmi sulla ciotola di Rocco Valentini, che salute, buon Natale Rocco, anche a te, buon Natale Matteo Preda, buon Natale a tutti i nostri sostenitori del canale e della pagina di Facebook, che veramente
sono encomiabili per anche tutte le varie foto che ci postano, che condividiamo, insomma, grazie a tutti, auguri. Quindi Matteo Preda, anche lui che sarà spacchettando i suoi doni, immagino anche lui di rasatura. E un saluto a tutti, tutti i rasatori, buon Natale e niente, fate anche voi una buona mangiata se potete e divertitevi e ci vediamo poi domenica.